Signori, benvenuti, un saluto al vostro Francesco. Ciao a tutti da Luigi. Questa settimana andiamo a Madrid perché lì c'è un altro figlio dell'Irpinia ed è con noi quest'oggi Giuseppe Carnà. E l'applauso dello studio di rito. Ciao Giuseppe. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Tu sei a Madrid, mi hai detto, cioè in Spagna da 20 anni, a Madrid da 18, quindi diciamo comunque è da un bel po' che sei via. Ma come è arrivata questa decisione? Quando ero ragazzino, chiaramente molto succente, la realtà dove vivevo forse non era quella che sognavo da una parte. Poi quello che ha spinto realmente, ha cambiato un po' tutto, è stato il progetto Erasmus che ho fatto come tantissimi giovani. Sono stato forse tra i primi a farlo, che ho fatto nel 2000-2001. Non l'ho fatto a Madrid, però sì, l'ho fatto in Spagna, in un'altra città della Spagna, nel nord, una città che si chiama Vigo. E dopo aver fatto l'Erasmus sono tornato in patria, diciamo. Dopo aver completato, diciamo, gli studi in economia e commercio, volevo integrare, diciamo, gli studi con un master, e alla fine sì, ho fatto un master in Spagna, a Madrid, e ho iniziato a lavorare là. Quindi, senti, ti abbiamo disturbato mentre sei in vacanza e sei in villaggio. Possiamo dire la località? Senza dubbio. Sempre il sud. Mio padre è calabrese. In questo momento sono a Tropea. Realmente mio padre è di Riace. Sei andato via giovanissimo, quindi poi è stato facile integrarsi, è stato facile poi assimilare usi e costumi spagnoli, è stato facile trovare lavoro. Guarda, ti dico, dal punto di vista usi e costumi, nel senso della società e cultura, sicuramente è un paese che è molto ospitale in questo senso, anche da, vogliamo dire, forse molto giovane, si porta giovane, se vogliamo dirla così, nel senso che è facile integrarsi ai costumi spagnoli, agli orari, ai tempi, ai modi di vita. E sinceramente nel mio caso anche sono stato in parte anche fortunato, perché sono arrivato in Spagna in un momento di grandissima, grandissima crescita. La Spagna, possiamo dire che circa 20 anni fa partiva in modo fortissimo da un punto di vista, cioè, della crescita proprio. Ricordiamo che fino praticamente agli anni 80 ha avuto una dittatura dalla quale è uscita in modo sicuramente vigoroso, e ha fatto sì che proprio negli anni in cui arrivassi io, forse qualche decennio prima, iniziava un periodo di crescita forte, quindi veramente da questo punto di vista è stato molto facile inserirsi, anche un po' in parte per gli studi che ho fatto, però sicuramente che mi ha facilitato. Infatti io volevo parlare proprio di quello. Che fai tu di bello a Madrid? Allora, attualmente io rilavoro in banca, perché sì, sono partito dalla banca a Madrid esattamente nel 2006, perché sono arrivato nel 2004, ho fatto un master, poi sono praticamente, che è durato un anno e mezzo, poi sono partito subito in una banca, e sono stato tipo 13 anni, poi tra varie fusioni, acquisizioni, eccetera, ho deciso, diciamo, di cambiare, non lavoro, ma diciamo padrone in questo senso. Ho iniziato in un broker e poi in un altro broker. Quest'ultimo broker adesso si è ritrasformato in banca. Mi dedico fondamentalmente ai mercati finanziari, in modo più, diciamo, più stretto, se vogliamo spiegare, sì, mercati finanziari e finanza. Come Wolf of Wall Street, dove i broker non dormono, sono H24 sì, sui monitor con i numerini. Sì. Esattamente così, però non c'ho la loro vita né tanto meno i loro soldi, diciamo. Più o meno è quello. Stai lavorando anche adesso, di la verità. Sì, ogni tanto, sì, vabbè. Diciamo, purtroppo nei mercati no, non ci sconnettiamo quasi mai, anche volendo, perché alla fine tutto influenza i mercati, e quindi anche qualsiasi notizia, non ultime quelle della guerra, della guerra, dell'ultima guerra, dell'anteriore, di qualsiasi tipo di attività, diciamo, collegata sempre, diciamo, un po' con i mercati. Quindi da questo punto di vista no, esempio, lavoriamo sempre. Per fare una rapida sintesi di quello che può essere il lavoro del broker, cioè prevedere quelli che possono essere i balzi o comunque le oscillazioni finanziarie di investimenti. In questi giorni tra Taiwan e la Cina si stanno un po' mostrando i muscoli, non è ancora accaduto niente, ma potrebbe accadere. E i mercati come reagiscono e perché reagiscono così? Allora, sicuramente questo, qualsiasi cosa succede sui mercati sono sempre, anticipano sempre quelli che sono gli eventi. Cioè,
per dire, già tutta la situazione della Russia, anche quello che sta succedendo, il mercato tra virgolette già lo ha scontato, addirittura sta ritornando su quello che potrebbero essere diciamo, i valori dei vari asset. C'è già scontato la guerra per quello sulla Cina, non è esattamente scontata, però come ben dice, al momento i mercati, da quello che perlomeno ho potuto vedere in questi giorni, non hanno ancora preso delle decisioni chiare e delle tendenze, perché forse scontano in tempi e ancora non ci sia realmente una guerra. Pensano che, come ben hai detto, stanno mostrando i muscoli, ma ancora non si vede qualcosa di concreto, altrimenti sono sicuro che ci sarebbero stati altri tipi di movimenti, no? Il mercato non ha avuto dei grandi sbalzi, non ha avuto una grande volatilità in questi giorni. Diciamo che il mercato reagisce nel momento in cui avviene l'instabilità, mettiamola così. O sì, quando già crede che un evento, anche ancora non avvenuto, avvenga, invece ancora non abbiamo visto grandi movimenti sui mercati in questi giorni. A me meraviglia sempre questa cosa da ignorante, tipo, non lo so, cade il governo Draghi, il giorno dopo i mercati crollano. Cioè, una cosa automatica questa, come è una cosa... Sì, vabbè, fondamentalmente i mercati non ragionano in termini, diciamo, come possiamo ragionare noi da un punto, per esempio nel caso di Draghi, dal punto di vista personale, politico, non vedono al colore... i colori diciamo politici, ma vedono più che altro che li possano essere i rischi attinenti a un evento. Nel caso di Draghi, anche se sinceramente io ci lavoro, non sono per niente d'accordo sulla politica fatta da Draghi, il suo governo in Italia, ma tantomeno quella fatta a livello europeo per circa 10 anni. Vedremo che questo porterà e già sta portando le conseguenze molto serie a tutta l'Europa, e viene soprattutto da là, non tanto dalla guerra, anche se questo chiaramente non si dice. E quindi, dicendo con questo, voglio dire, chiaramente il mercato attribuisce dei rischi. Draghi lo vedono come un punto di stabilità in Italia. L'Italia è un paese con un altissimo debito pubblico, un debito probabilmente non facilmente pagabile, e quindi ha bisogno di stabilità. Draghi era un uomo, è uno degli uomini che viene visto bene dal punto di vista della stabilità, soprattutto dai mercati, è un uomo di mercato, diciamo. Quindi sicuramente questo non è positivo dal punto di vista dell'Italia. Si parla moltissimo dello spread, adesso in voga, ma sinceramente quando sento parlare in televisione penso che quasi nessuno sappia realmente cosa sia lo spread. Sì, vabbè, non dipende da Draghi, ogni volta si nomina questo spread con il giorno dei movimenti, ma non ha assolutamente a che vedere sempre con quello che poi sono gli eventi politici. Però sì, che sa, Draghi dà una stabilità. No, dopo Draghi comunque abbiamo visto che l'Europa ha preso decisioni chiare, soprattutto ultimamente in termini di politica monetaria, e hanno riassicurato quello che sono un po' i paesi periferici. Infatti, nonostante tutto, diciamo, non c'è stato neanche in questo caso, neanche dopo il Draghi, un grande movimento, diciamo, se vogliamo proprio dirlo così, sugli spread per l'Italia, quindi c'è una certa stabilità. Mi interessa il tuo parere su Draghi, le politiche secondo te non proprio corrette, perché secondo me è un punto di vista finanziario e mi interessa saperlo. Beh, allora, dal punto di vista, se vogliamo sentire parlare di Draghi, non tanto forse sulla politica italiana, posso essere dare qualche opinione personalissima, sull'attività di Draghi per tanti anni alla BCE. Sicuramente stiamo pagando le conseguenze, la politica un po' indiscriminata di tutto quello che è stato la Banca Centrale Europea per durante 10 anni, di immettere e stampare denaro per facilitare la vita ai mercati, la stiamo pagando. L'inflazione è assoluta. Parte negli ultimi mesi è un'inflazione dovuta alla guerra, ma è un'inflazione che qualsiasi persona, qualsiasi operatore di mercato stava solo aspettando avvenisse. Perché chiaramente immettere denaro sul mercato non può essere gratis, e le conseguenze le pagheremo tutti, perché poi chiaramente i debiti si devono pagare prima o poi in un modo o nell'altro. Quindi su questo non sono d'accordo, quindi pertanto non sono d'accordissimo sulla politica fatta Draghi. Iniziale, whatever it takes, va bene, ma non per sempre. Forse l'Europa, come spesso si dice, paga il fatto che sia un'organizzazione economica, ma che poi in realtà dal punto di vista politico non abbia la stessa unità che ha magari dal punto di vista economico. Sì, dai, è esattamente quello che hai detto. Su alcuni argomenti sono abbastanza critico. Sull'Europa sicuramente penso che sia una delle più grandi,
strumenti per riunire tutti i popoli europei era necessario, ed io credo fortemente, sono un forte europeista. Non sono sicuramente d'accordissimo su quello e su come, soprattutto negli ultimi 20 anni, hanno affrontato, diciamo, il tema Europa. L'Europa deve essere al centro dell'attenzione, dobbiamo fare dei passi in avanti giganteschi dal punto di vista sicuramente di deburocratizzare, vogliamo, tutti i processi europei. Secondo me in parte si deve togliere ancora di più potere ai singoli stati. Guarda, qualcuno mi ucciderà, però qua purtroppo sì, ma non ci sono alternative con i grandi assi a livello mondiale. Io ti parlo un po' sempre dal punto di vista anche economico, certo, con gli assi mondiali, sì. Mondiali che spingono, lo stiamo vedendo con la guerra, gli Stati Uniti ci stanno schiacciando assolutamente verso est, verso est ci schiacciano, verso ovest noi siamo in mezzo, quindi o si fa l'Europa o moriamo, voglio dirla così, dai. L'Europa quindi anche da un punto di vista dell'esercito eccetera eccetera eccetera, di processi di unire, fare unioni fiscali non solo monetarie eccetera eccetera, altrimenti non si arriva. Giuseppe, cambiamo un po' argomento, ci puoi descrivere la tua Spagna dell'Erasmus passando per arrivare alla Spagna della maturità? Va benissimo, con molto piacere. Guarda, ti dico che la Spagna che negli ultimi 20 anni sicuramente è cambiata davvero tanto. La Spagna alla quale sono arrivato era più una Spagna simile agli anni 80, il post Movida, una Spagna molto esageratamente libera dal punto di vista personale, anche sfrenata, quindi questo mi ha catturato un po' l'attenzione, venendo anche da una realtà, diciamo, relativamente piccola e, se vogliamo dire, anche conservatrice, no? Nel bene e nel male, con dei valori molto forti. Invece una Spagna un po' da questo punto di vista molto più libera, sia a livello personale che anche, diciamo, nell'atteggiamento individuale, molto più individualistica da questo punto di vista. Cioè, là si cerca di vivere in modo molto più spensierato, forse. Come è cambiata? È cambiata nel senso, questa è la Spagna che sono arrivato, quindi mi ha colpito questo aspetto personale, da ragazzino, da ragazzo di 20 anni chiaramente avevo delle esigenze anche, sì, un po' il paese dei balocchi, dai, senza orari, senza tregua, immagino che un po' tutti la conoscete. Poi c'è anche da dire che però la Spagna mi ha sorpreso, perché sicuramente negli ultimi anni, voglio anche dire, il gap tra l'Italia e la Spagna, per dire, e soprattutto tra alcune regioni dell'Italia, come la stessa Irpinia e la Spagna, io sono arrivato a Vigo, ripeto, una cittadina relativamente piccola, più o meno può essere grande come Salerno, ma il gap era abbastanza grande. E quando poi sono arrivato a Madrid posso dire che sicuramente molti paesi, molte città dell'Italia erano da molti punti di vista molto avanti rispetto alla Spagna e a Madrid. Quello che si è visto negli ultimi 20 anni è una crescita impressionante delle realtà come Madrid, la quale poi ho vissuto, e che sicuramente ha compensato questo gap, cosa che invece purtroppo non ho visto in Italia. Siamo praticamente fermi quasi da 20 anni, più che vedere gli altri paesi che vanno esageratamente in avanti, vedo che c'è poca crescita in Italia, ripeto, soprattutto in alcune aree che conosco relativamente bene, una l'Irpinia, l'altra la Calabria, perché mio padre è passato molto parte della mia vita anche all'ancora più profondo sud. Quindi vivendo in un paese che è relativamente, diciamo, normale, cioè, non sto parlando della Cina, sto parlando della Spagna, vedo che con la volontà si possono fare tante cose. La Spagna, ripeto, è cresciuta tanto dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle leggi, e ha in parte colmato quel gap iniziale. Noi abbiamo bazzicato un po' la Spagna. Si è sempre detto che la Spagna, dal punto di vista economico, riesce a valorizzare molto il turismo, pur avendone, tra virgolette, meno di noi come potenziale. Però lo sfrutta molto di più, riuscendo a colmare alcune lacune. Nel senso, la Spagna non è proprio, forse anche meno industrializzata dell'Italia, su alcuni grandi poli. Moltissimo meno. Alla metallurgia pesante, cioè ne abbiamo sicuramente più noi. Non ha industria la Spagna. Loro hanno solo il turismo. Un'industria importata. Sì, loro solo col turismo, ma lo spingono a mille.
cioè cosa che a noi manca un po'. Questo è un altro punto, guarda, su questo ci farei una piccola però riflessione. Sicuramente molto spesso penso alle coste della Spagna, assolutamente in base alle isole raggiungono dei numeri assolutamente stratosferici. Pensa a Palma de Mallorca, è il primo aeroporto in Europa con un volo ogni minuto in estate. La Spagna riceve quasi 80, ha ricevuto fino a che non c'è stata la crisi, pre-pandemia, fino a 80 milioni di turisti, l'Italia riesce a raggiungere 55-60. Perché? Ancora una volta, la Spagna negli ultimi anni ha fatto degli sforzi immani dal punto di vista delle infrastrutture. Probabilmente c'è la rete di treni veloci migliore d'Europa, tra le migliori d'Europa, le città come Madrid, Barcellona, ma anche Valencia e Siviglia, le grandi città, hanno fatto sforzi, ho detto, infrastrutture grandissime, sono collegate benissimo, e gli spazi pubblici sono sempre molto puliti, molto, molto organizzati. Posso dire anche una cosa contro il turismo spagnolo: negli anni Ottanta si è deciso un turismo anche di massa, economico più massa, hanno rovinato, c'è da dirlo, hanno rovinato tantissimo le coste spagnole, praticamente con dei palazzoni, pensate, non so se conoscete Benidorm, sono degli esempi più classici, praticamente grattacieli sulle spiagge, stato il modo per compensare e creare un'industria, come ben dicevi, alla mancanza di industria pesante del territorio spagnolo. Io volevo premiare anche il tuo coraggio, perché tu comunque sì, sei partito ragazzino, per un'esperienza magari semestrale, poi ha avuto comunque un bel coraggio a lasciare la realtà vellinese, la realtà universitaria campana. E se poi sei rimasto, vuol dire che quella è stata una scelta giusta, cioè a 20 anni già avevi un po', avevi le idee chiare, cosa che non capita. Secondo me la frase è stata: ma sai che ci sta di nuovo? Ma io me ne vado proprio. Sì, dai, su questo guarda, forse sono stato fortunato. In terra di Irpinia, sono sincero, le famiglie sono molto vicino anche a noi e mi hanno aiutato, ma la mia famiglia mi ha aiutato, mi ha sempre appoggiato. Devo essere sincero, forse più da un punto di vista iniziale economicamente, anche se per vivere in Spagna e per andare in Spagna non c'era bisogno neanche di tanto aiuto, che da un punto di vista personale, perché chiaro, quando va via un figlio, lo sappiamo, i figli sono pizzicori, quindi... non era mia madre, non era contentissima, non l'hanno mai presa bene, anche se io, sì, vi ripeto, quando ho 16 anni, 17 anni, ho sempre detto a mia madre: io andrò via da qui, con la consapevolezza, purtroppo, forse, non vorrei peccare da questo punto di vista presunzione, ma vedevo una terra che non riusciva a soddisfare al 100% quello che erano forse i miei sogni o le mie aspettative. Sono nato anche, lo dico, guarda, non so se mi taglierete, sono nato nelle Irpinie dell'ADC, sì. Io sono negli anni 80, i miei genitori hanno fatto sempre lotta politica e ho sempre avuto la percezione che alcune cose non sarebbero mai cambiate. Sempre tornando al tuo lavoro, sì, te la faccio proprio come se stessimo davanti al bar, ma sti bitcoin, sì, me li dobbiamo comprare o no? Allora, io ti dico, se la risposta è sì o no, me la gioco e dico di no, nel senso che purtroppo il valore futuro degli asset nessuno lo può sapere, e anche noi che lavoriamo sui mercati tutti i giorni, però non sono assolutamente poi un esperto né dei cripto né dei mercati, diciamo, nuovi mercati. Sicuramente movimenti come questi ne abbiamo visti in passato, ad ognuno le conclusioni, sicuramente cambieranno il mondo, però non sono sicuro che al 100% che poi certi asset possano portare veramente la ricchezza al mondo, diciamo, senza far niente, detto così. Tu che bazzichi Riace, situazione di Lucano, che ci dici? Cioè, ecco, com'è stata presa? Perché, cioè, giusto per capire, anche se sono passati anni, c'è ancora adesso processi in atto e quant'altro, però comunque ha spaccato l'opinione pubblica. Senza dubbio. Guarda, Mimmo in parte lo conosco, anche relativamente personalmente, non sono assolutamente... allora, dal punto di vista dei processi in corso non mi permetto assolutamente di giudicare, perché questo chiaramente la giustizia fa il suo corso. Sicuramente posso dire che l'iniziativa di Mimmo Lucano è un'iniziativa assolutamente incredibile.
in una realtà così piccola, che ha portato è stata sicuramente una un'iniziativa di successo. Poi chiaramente quando ci sono iniziative di questo tipo, in qualche senso anche molto controverse, diciamo i giornalisti, non voglio dire questi giornalisti, chiaramente aiuta molto, per questo penso assolutamente molto meglio di me, e aiuta molto chiaramente a lanciare messaggi che possono essere a fare tanta audience. Sono assolutamente d'accordo con il progetto di Mimmo, sono assolutamente sicuro della sua persona dal punto di vista proprio del progetto. Voglio dire che quello che poi si vede da fuori sicuramente è diverso, quello che vedono i giornali in molti casi è assolutamente una realtà in parte inventata. Non so se lui ha fatto qualche cosa che non andava fatta, sicuramente a differenza di molti altre situazioni e casi non ho visto un egoismo del progetto che lui portava avanti, non ho mai visto un arricchimento personale o situazioni di questo tipo, che cioè, stava, un progetto vero che ha cambiato sicuramente il paese. E sono anche stato contentissimo che è stato fatto a Riace, era un borgo praticamente dimenticato da tutti, che è rinato, conosciuto praticamente in tutto il mondo, anche in Spagna, i miei colleghi lo conoscono grazie a Mimmo Lucano. D'altra parte speriamo che non rimanga, che non resti solo un ricordo, ma sia un momento poi di riflessione per portare avanti tanti temi che purtroppo né Mimmo Lucano né molti altri possono poi risolvere. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata, quindi la domanda di rito, e cioè se un giorno desideri tornare definitivamente in Italia o in Irpinia. Guarda, questa domanda è molto difficile da rispondere, sono molto sincero. Se l'avessi fatta 10 anni fa ti avrei detto di no al 100%. L'età aiuta molto, maturare aiuta tanto. Ad oggi ti direi che ancora non sono sicuro, probabilmente sì, ma a partire da una certa età, non prima di una certa età, però probabilmente sì, a riposare in Irpinia o forse addirittura più giù dove ho parte della mia famiglia, sì, probabilmente a Riace. Giuseppe, grazie mille per la disponibilità. Grazie, assolutamente, grazie a voi, è stato un piacere. Vi auguro un buon proseguimento, vedo che a differenza mia, almeno penso, voi in questo video state lavorando un po' di più, quindi buon lavoro. Spero che possiate godere presto come me qualche giorno di vacanza. Salutaci da Spagna, ciao, senza dubbio, un bacio, buona giornata a tutti.